Ebbene sì, come recita il cartello in varie lingue, benvenuti. Mi trovo in Alta Garfagnana, nel comune di Minucciano, e da una delle sue località partirò per collegare erbe, antichità, cammini di viandanti e una meta finale. Una meta legata al Medioevo, quindi a questi importanti cammini, un luogo sacro davvero suggestivo. Dunque, non c'è che da seguire questa puntata dei viaggi del Piantastorie. Passo dei Carpinelli, una frazione del comune di Minucciano, un antichissimo valico montano che ha condotto veramente, direi, frotte di viandanti e pellegrini alla ricerca della Francigena giù nella piana di Lucca. E attraversando queste terre però era d'uopo fermarsi nei luoghi di riferimento spirituale. Uno di questi luoghi è la meta del viaggio del Piantastorie odierno. Dunque parto da qua, dai Carpinelli, per raggiungere questa fantomatica meta davvero tanto preziosa e bellissima. Quante volte mi sono trovato a raccontarvi di come siano state nel passato particolarmente preziose e ricercate tutte quelle piante che hanno un'azione vulneraria. Vulneraria, che curano le ferite. Pensate alla parola invulnerabile, che non si può ferire, o vulnerabile, feribile. E allora le piante emostatiche, quelle che fermano il sangue dopo una ferita, oppure quelle che partecipano alla ricostruzione dei tessuti, quindi chiudere di fatto quei due lembi di pelle, quella ferita, le piante cicatrizzanti. Ebbene, tutte queste piante preziosissime erano conosciute anche dai nostri nonni e non importa scomodare gli antenati medievali, sebbene tutte queste piante, dai nomi diversi e diffusi, che mai ritroveremo correttamente perché il Linneo ci ha raccontato la lingua della scienza a partire dal 1753. Come avranno chiamato tutte queste piante prima? Probabilmente non lo sapremo con certezza. Ma ora vi mostro una pianta che di sicuro è stata adoperata per chiudere le ferite e il suo nome ce lo dice. Antillis vulneraria delle leguminose o delle fabacee, se preferite, dalla caratteristica foglia grigio-verde e queste fioriture che possono variare anche verso il giallo, verso l'ocra o con qualche intarsio di color mattone, qui invece una specie più albina. Le foglie compresse sulle ferite fermavano il sangue, anzi potrebbero farlo anche oggi. Si stropicciavano, si battevano nel mortaio. E questo pesto, applicato su ferite anche piuttosto serie, era effettivamente in grado di suturare, di chiudere. Hanno anche un'azione battericida. Ovviamente tutto questo lo sappiamo noi uomini moderni. Nel passato della presenza dei batteri, immagino non si conoscesse assolutamente alcunché. Ciò nonostante l'esperienza empirica portò i guaritori del passato, appunto, a utilizzare queste piante con grandi successi e allora chi conosceva le polveri, gli unguenti, i decotti, gli infusi, i lavaggi, le cere d'api, arricchite tutte queste cose da questa pianta, come da altre emostatiche cicatrizzanti, aveva di solito fama di essere un grande personaggio all'interno della medicina. Che si trattasse di un popolano che aveva ereditato quasi una medicina medico-magica, possiamo dire, o più prevalentemente un medico che era un monaco, oppure uno speziale, quando stiamo parlando di corti, di borghi, di castelli, dove esercita qualcuno che tutte queste piccole e grandi cose, segreti della natura, conosce per bene. Sapevate che all'interno dell'articolazione del piede c'è un piccolo osso dalla forma cubica? Può ricordare un dado da gioco. E come direi dado in greco antico? Astragalos. Astragalos. Ora,
Esiste su questo territorio, come in altri immagino, una pianta delle leguminose che ha proprio questo nome. Ora ve la porto a conoscere da vicino, nello specifico l'astragalo di Montpellier. Astragalus monspessolanus. Ebbene, una fabacea, anche in questo caso una leguminosa, come potete dire. Si tratta di una pianta, lo sentite, astragalos, la prima parte, dado, un osso del piede, un osso come una vertebra, piccola, in miniatura, con cui gli antichi romani realizzavano proprio dei dadi da lancio, dei dadi da gioco, nel senso che i dadi da gioco degli antichi romani erano fatti d'osso, di vertebra, oppure proprio le ossa del piede. Lì, abbiamo detto, ce n'è uno piccolino, angoluto, e quindi dado, cubo, astragalo, un osso del piede. Questa pianta però, sentite, astragalus, la seconda parte della parola, gala, galus, quindi gala, vuol dire latte. Queste sono piante utilizzate fin dal lontanissimo passato, e qui stiamo facendo un racconto che ha radici medievali, per produrre maggior latte. Maggior latte in una donna che ne ha poco a causa, suppongo, del fatto che la sua alimentazione sia un po' troppo povera. E allora, per stimolare la ghiandola mammaria, spesso alcune piante delle leguminose furono adoperate proprio per aumentare la montata lattea. È il caso di questa pianta, ma siccome la morfologia del fiore e di alcuni peduncoli delle radici ricordava l'osso del piede, ne abbiamo realizzato nel passato anche lineamenti per massaggiare le distorsioni della caviglia. Immaginate cosa dovesse essere in quel lontano passato camminare a piedi lungo sentieri impervi per mesi, prendere ogni genere di avversità meteorologica e frequentemente bronchiti, per non parlare poi di polmoniti. E poi un altro problema: mangiare poco oppure, quando possibile, cibi mal conservati, cibi di fortuna, e in quel periodo non di rado le parassitosi abbondavano. E quindi erbe che ci sono venute in soccorso per limitare questo grosso problema, quindi la schiusura di larve all'interno del nostro intestino e la loro espulsione, piante utilissime in questo caso, ma anche piante che, oltre a far questo, disinfettano, cosa? Le vie alte respiratorie, quando abbiamo avuto problemi di quel tipo, quindi raffreddori, tosse, raucedine, catarro, oppure addirittura sfiammare le vie urinarie. Ma c'è davvero una pianta che fa tutto questo, che può far tutto questo bene? Elimina i parassiti, disinfetta le vie urinarie e disinfetta le vie alte respiratorie. Sì, e è molto comune, appartiene a un genere di piante diffuso sul territorio, alcune coltivate, per averle sempre a disposizione. Vi porto dalla pianta in questione. Sebbene oggi relegata ad essere soltanto una pianta aromatica usata in cucina, eccola, questo è uno dei tanti timo. In questo caso il serpillo, Timus serpilum delle lamiacee o delle labiate, una pianta disinfettante, come ho detto, una pianta aromatica, balsamica, ha realizzato davvero molti medicamenti nel lontano passato medievale, forse prima, e soprattutto nella moderna farmacia. Sarebbe stata utilissima a viandanti e a pellegrini antichi di passaggio su queste strade. Bene lo sanno gli alchimisti più importanti del mondo, le api. Questa pianta alle mie spalle, vedete, sono circondato da una macula rosea, rosacea. È una pianta bottinata dalle api per la realizzazione di un importantissimo miele, già conosciuto nelle epoche passate, epoche lontane come quelle medievali, il miele di Sulla, perché questa è la Onobrichis vicifolia, lupinella comune in italiano, ma in tutta Italia direi conosciuta soprattutto con il termine di Sulla.
e gli steli della lupinella, ovvero della Onobrichis vicifolia, venivano portati alla bocca per essere succhiati in quanto in grado di togliere la sete. Immaginate perciò i viandanti, medievali e non soltanto, nelle calde giornate arse dal sole, aver bisogno di umettarsi la bocca con questa pianta, Sulla. Una buona pianta alimentare conosciutissima anche in quei lontani passati, chiamata volgarmente barba di becco e qualche volta persino bacia preti, probabilmente perché a loro era particolarmente gradita. Una pianta che si mangia tutta, ma la parte più nobile, edibile, è certamente la radice, che ha un sapore, almeno per alcuni di voi, che ricorda il carciofo. Ora vi mostro questa straordinaria pianta che appartiene alla famiglia delle asteracee. Tragopogon pratensis, dicevo, delle asteracee o composite, volgarmente chiamata barba di becco. Una pianta buona da mangiare, buona e rara. Talvolta sul nostro territorio, non di rado, si trova anche la Tragopogon porrifolius, ovvero quella che ha delle foglie che potrebbero ricordare il porro selvatico. In quel caso però le fioriture risulterebbero violacee, mentre queste gialle appartengono alla barba di becco dei prati, Tragopogon, dunque pratensis. Una bella piantina appartenente alla propria famiglia di riferimento, quella delle polygalacee. Polygala di Nizza, Polygala nicaensis delle polygalacee, dicevo. Poli, molto, molta quantità, gala, latte, un'altra pianta che induce la ghiandola mammaria alla produzione di latte. In questo caso però non si tratta di un'applicazione umana, bensì bovina, ovina e caprina. Su questo bel territorio si trova anche, per così dire, un'altra, una sorella della Polygala nicaensis. Ora vi conduco a conoscerla. E se quell'antico viandante o pellegrino avesse avuto bisogno di trovare un'erba che conciliasse il sonno e i buoni sogni, alienando magari, quindi allontanando, le immagini crude, cruente del suo passaggio, quante cose avrà visto, scene di sangue, di incendi, di guerre, di battaglie, e probabilmente una pianta del genere esiste. Anzi, ne sono certo, come sono certo di averla vista rappresentata in alcuni erbari medievali, proprio come pianta dei sogni, perché sognare bene era importante ieri come oggi. Vediamo la pianta. Ginestrino campestre o ginestrino comune dei prati, Lotus corniculatus delle fabacee o leguminose, una pianta che si porta appresso questa nomea: far fare buoni sogni e aumentare la qualità del sonno ristoratore. Si usa tutta la pianta, decotta, se ne beve l'acqua alla sera, prima di andare a letto. Ma alcuni speziali o monaci furono in grado di realizzare un medicamento speciale con la polvere dei semi, che risulta però essere un po' tossica e quindi bisognava saperla sempre ben proporzionare. Una pianta utilizzata anche nella moderna psiconautica, per indagare la qualità e i messaggi, presunti o veritieri che si siano, all'interno dei nostri sogni. Volgarmente chiamata caglio zolfino per il suo cromatismo che ben ci ricorda la polvere del prezioso elemento chimico, ecco che siamo di fronte a un Galium, Galium verum delle rubiacee. Una pianta utilizzata nel lontano Medioevo e non soltanto per vergare carte, pergamene, pagine di tomi che ancora ci lasciano intravedere la brillantezza che va dal giallo all'arancio e persino al rosso, e adesso vi spiegherò perché, gli antichi capi lettera miniati. Le radici in effetti tingono di rosso, mentre le fioriture di giallo. Del resto, che tingessero di rosso, ci potevamo arrivare. Rubiace, la famiglia, dal latino
Ruber Rubeus. Ricordate che in qualche filmato precedente ho fatto menzione a un particolare fenomeno, un'illusione della mente, la quale crede di riconoscere forme e cose mentre ne stiamo osservando delle altre? Ebbene, la pareidolia. Ora qui c'è una pianta che calza a pennello per fare questo esempio. Sì, il Rhinanthus. Rhinanthus alectorolophus delle Scrofulariace, comunemente chiamata cresta di gallo. Eh sì, perché alector in greco gallo, lophus cresta. Io però ci vedo più dei canarini che si affacciano dalle loro ocellette. Eccola qua. Rhinanthus alectorolophus sono degli uccellini gialli che si affacciano. Pianta tossica, utilizzata però come emblema per render grazie ai tabernacoli, se ne raccoglievano dei mazzetti che venivano posti in piccoli vasi all'interno di queste chiesette di campagna, appunto per render grazie. E non di rado i pellegrini hanno fatto questo gesto e lo avranno fatto tante volte anche qui. Rhinanthus, una parola che ricorda rino, naso, anthos, fiore. Fiore dal profilo del naso, che però ricorda davvero dei pappagallini, dei canarini. Una pianta chiamata in italiano cresta di gallo. Tendiamo sempre a dimenticare l'importanza di una faccenda domestica che oggi, come ieri, era praticamente irrinunciabile, una faccenda domestica che però in questo caso veniva eseguita camminando a piedi e trasferendosi, ebbene sì, lavarsi. Lavare il corpo e lavare gli indumenti, che senz'altro erano pochi, ne portavi uno addosso e uno forse in uno zaino, in una borsa. E quando trovavi un fontanile, era duopo lavare gli indumenti, poi immagino appenderli esternamente al sole per farli asciugare. Ma il sapone, il detersivo, e il detersivo ve lo faccio vedere subito. Eccolo il sapone, appunto saponaria o cimoides delle cariofillace. Mescolata alla radice e qualche volta anche queste fioriture insieme alla cenere, era in grado di produrre in effetti un detersivo particolarmente sgrumante, come si dice in Toscana, ovvero in grado di rimuovere lo sporco anche più restio, sia dal cuoio, sia dall'aiuta e soprattutto dai calcagni umani, quindi dalla pelle particolarmente battuta sul selciato. E alla sera, dicevo, ai fontanili, si poteva tranquillamente utilizzare questa pianta, che ha una sorella maggiore sul territorio che crescerà tra qualche giorno, la Saponaria officinalis. Piante adoperate dunque, lo sentite, anche nelle antiche officine farmaceutiche. Dunque siamo finalmente giunti alla nostra meta. La vedete alle mie spalle, la Pieve di San Lorenzo. Questo edificio sacro antichissimo dà anche il nome a una frazione di Minucciano, il paese che circonda questo bellissimo esempio di struttura medievale. Si trova qui costruito al di sopra delle vestigia di un precedente edificio sacro più antico, sempre però medievale. Dedicata, dicevo, a San Lorenzo, è un'antichissima pieve citata nel 1148 in una bolla del Papa Eugenio III. Faceva parte della diocesi di Luni, l'antichissima città che si trova giù in Riviera, nel Mar Ligure. Luni dunque, pensate alla Lunigiana, una terra che confina qui con l'Alta Garfagnana. Sono le terre dei Liguri Apuani, ma poi nel Medioevo ebbero vicende che si susseguirono e che portarono molta gente ad aver bisogno delle cure dei monaci. E quindi le piante spiegate stamani in questo mio viaggio del Piantastorie avrebbero trovato luogo negli ostelli, nei monasteri, attigui appunto alla Pieve di San Lorenzo qui a Minucciano.
Ora però non potevo non salutare un amico, direi il cittadino più importante del comune, perché Nicola Poli è il sindaco con il quale tra l'altro ho iniziato tempo fa una collaborazione che ha a che fare con le piante, la vegetazione, ma lo faccio dire direttamente al sindaco. Sì, ciao a tutti, ciao Marco. Il lavoro che abbiamo iniziato a fare è quello della valorizzazione della nostra sentieristica rurale, montana, sia per fini culturali, e infatti è per questo che ci siamo conosciuti con te, sia per fini turistici e sociali, e in questo ovviamente la valorizzazione di tutte le incredibili varietà vegetali e animali che abbiamo sul nostro territorio. Assolutamente sì. È un comune con una sensibilità spiccatamente ecologica e ambientale. Grazie, grazie, grazie anche dell'ospitalità. E ci rivedremo presto. Benissimo. Bene, il viaggio del Piantastorie, che oggi si è svolto qui nel comune di Minucciano in Alta Garfagnana, termina in questo preciso istante. Siamo a Pieve di San Lorenzo, una frazione che è stata la meta del nostro cammino. Vi do appuntamento allora a un'altra clip, un altro viaggio, un'altra esperienza che possa coniugare insieme la vita delle piante, la storia che gli uomini hanno intravisto in questi preziosi vegetali, a quella dei luoghi, degli ambienti, delle architetture, insomma, il nostro umano cammino. A presto e grazie ancora.